Mozione urgente, presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, su nuovi e allarmanti dati che indicano l'aumento di ammalati di tumore nei territori di Agliana e Montale. Bartoli brevemente illustra la mozione, accusa i sindaci di aver disatteso i contenuti dell'indagine e lo scopo per cui era nata. Puntuale enuncia documenti e dati. Riguarda una mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle su nuovi ed allarmanti dati che indicano l'aumento di ammalati di tumore nei territori di Agliana e Montale. Invito il consigliere Bartoli a illustrare la mozione in oggetto. Prego. Mozione urgente su nuovi e allarmanti dati che indicano l'aumento di malati di tumore nei territori di Agliana e Montale. Premesso che l'indagine epidemiologica autorizzata con la delibera ASL numero 62 del 19 febbraio 2013 chiedeva ai sindaci di attuare una serie di procedure informative che non hanno avuto luogo nei tempi e nei modi che il documento illustrava e paragrafo informative. Tale informazione è stata tardiva, fuori tempo concordato ed ha stravolto completamente la tempistica e il protocollo dell'indagine. La raccolta dati di suddetta indagine epidemiologica è continuata anche dopo la data del 31 dicembre 2013 e ancora più grave, senza una comunicazione ufficiale e senza che venisse aggiornato il protocollo della stessa tramite comunicazione scritta ai sindaci e ai comuni. La raccolta dati sui malati di tumore presentata nei quattro comuni coinvolti nell'indagine epidemiologica, Agliana, Montale, Guardate e Serravalle, è stata effettuata utilizzando anche metodologie non prevista nella suddetta delibera, come il contatto telefonico arbitrario, scelto quindi in base a non si sa quale registro o elenco o priorità o in che numero, che tale raccolta dati telefonica non può essere quantificata e messa in atto per ovviare un palese fallimento della metodologia prevista nel protocollo. Il numero esiguo e la rarità di alcuni tipi di tumore detti sentinella può ribaltare o falsare l'esito della stessa e quindi tale importante presenza all'interno dell'indagine non può essere decisa in base alla volontà o meno di chiamare un ammalato per telefono o alla volontà dello stesso di partecipare ad un questionario con un operatore telefonico. Che ad oggi, ottobre 2014, siamo già a dicembre, non si conoscono ancora i risultati delle indagini e l'ente preposto all'elaborazione dei dati raccolti. Il Movimento 5 Stelle di Agliana è venuto a conoscenza di uno studio datato maggio 2014, in grado di quantificare il numero di malati di tumore che hanno fatto richiesta di esenzione del ticket sui medicinali salvavita presenti in ogni distretto sanitario d'Italia e che tale studio, denominato Progetto nazionale raccolta esenzione ticket per patologie di probabile causa ambientale, rapporto delle malattie con l'ambiente, a firma dell'oncologo Vincenzo Petrosino, del senatore Bartolomeo Pepe e con la collaborazione del senatore Maurizio Romani, è in grado di fornire un riscontro immediato sulla presenza di malati di tumore sul nostro territorio. Il dottor Petrosino ha elaborato il suo progetto con dati ufficiali che provengono dalle ASL nazionali. Attraverso richiesta scritta, e quindi tali dati sono da ritenersi, fino a prova contraria, veritieri e incontestabili, dati da noi richiesti nel 2014 con protocollo ASL numero 13535 del 28.3.14 e mai forniti con numero di diniego protocollato
in quanto non interesse diretto, personale, concreto ed attuale. Questo è gravissimo, perché io sono un cittadino e come cittadino voglio essere informato di quali siano le patologie che colpiscono la nostra cittadinanza. Considerato che tali dati determinano in maniera inequivocabile che su Agliana vi siano almeno 4,5 malati di tumore ogni 1000 abitanti e per Montale ancora più grave 5,3 malati di tumore ogni 1000 abitanti e che tali numeri di malati abitanti si riscontrano solo in zone con altissimi livelli di inquinamento come Taranto e i comuni della Terra di Fuoco, di Fuochi della Campania. I dati relativi all'esenzione del ticket, specialmente in specifici casi, ognuno dei quali viene rappresentato da un codice, possono essere ritenuti indicatori epidemiologici facilmente correlabili a fenomeni di inquinamento ambientale. La procedura di esenzione presuppone che l'ASL di residenza, dopo aver accettato la patologia di un cittadino attraverso l'analisi della certificazione ospedaliera, rilasci tesserino di esenzione. I dati relativi all'esenzione possono essere considerati come un indicatore epidemiologico di sintesi distribuito geograficamente e possono essere anche integrati con i dati relativi ai ricoveri ospedalieri, alle prescrizioni farmaceutiche e alle presentazioni specialistiche. Per la prima volta dopo tanti anni ci ritroviamo di fronte ad un sistema di analisi immediato in grado di mostrarci che il numero di malati di tumore nel territorio di Agliana e Montale sia in notevole aumento. Sul nostro territorio persiste da oltre 35 anni la presenza di un inceneritore, di una discarica di ceneri tossiche interrata e non ancora quantificata in dimensione e posizione. Tale incremento di tumori e conseguente aumento di mortalità confermerebbe quanto già scritto dalla ASL 3 nella delibera del 19 febbraio 2013. La mortalità nei comuni di Agliana e Montale, analizzata nel periodo 87-2008 mediante la banca dati del registro mortalità regionale, è stata confrontata con quella della regione, provincia e zona distretto pistolese. Tenuto conto di quanto riportato in letteratura relativamente agli effetti sulla salute umana correlata alla presenza di inceneritori, l'attenzione è stata focalizzata sulle seguenti cause di morte: malformazioni, malattie endocrine e patologie neoplastiche. La mortalità per malformazioni risulta in linea con le aree di confronto. Si riscontra invece un eccesso di mortalità statisticamente significativo rispetto alla regione toscana dovuto a malattie endocrine nelle donne residenti nel comune di Agliana. Si rileva inoltre che sul totale dei decessi la percentuale dovuta a patologie oncologiche è più elevata rispetto ai confronti. Il codice 048 tumore generico contiene ogni forma e classificazione, includendo anche i tumori specifici che sono riconducibili alla presenza sul nostro territorio di fonti inquinanti specifiche, come gli inceneritori di Montale, come indicato sempre nella delibera citata di seguito. Il dottor Petrosino, oncologo e curatore dello studio sull'esenzione ticket, nelle conclusioni della sua relazione afferma quanto segue. I dati delle varie ASL degli ultimi 7 anni, divisi per sesso, età e comune di residenza, rappresentano un'enorme database, interrogabile in qualsiasi modo e con possibilità di effettuare milioni di tabelle e grafi. In realtà, quello che si è illustrato è solo una piccolissima parte delle possibilità del progetto totale. Il progetto mira ad ottenere, come già detto sopra, un potente mezzo di analisi immediata delle situazioni sanitarie, mira ad interpolare dati diversi tra di loro, provenienti da diverse fonti. È molto probabile che con uno strumento simile, con la possibilità di analizzare dati di intere città, regioni o dell'Italia, è possibile ottenere un interessante mezzo di indagini. Risulta evidente che è possibile mettere in correlazione alcune patologie con le criticità ambientali di alcune zone.
Un simile mezzo potrebbe essere spinto fino ad ottenere dati del quartiere e quindi essere un utile strumento di analisi per piccole criticità ambientali. Questo piccole sta a significare che l'indagine epidemiologica è anche falsata, perché non rispetta i parametri di corte. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la sua amministrazione a richiedere in tempi brevissimi alle ASL di competenza i dati riferiti ai seguenti codici di esenzione per malattie con probabile causa ambientale: asma, ipertiroidismo, ipertiroidismo, tiroide di Hashimoto, tumori generico, neonati prematuri, Alzheimer, Parkinson, diabete. Che la richiesta sia estesa anche ai comuni di Montale e Montemurlo, visto la loro vicinanza all'impianto di incenerimento, aggiornate alla data odierna, e che tali dati siano suddivisi in sottocategorie specifiche, in particolare linfomi di Hodgkin's e non Hodgkin's, leucemie, sindromi mieloplastiche, plasmocitomi, mieloma multiplo, sarcomi. Che in via precauzionale, principio sancito anche dalla Costituzione Europea, che l'Italia ha ratificato, e per gravità di quanto emerso, si adoperi perché chieda il blocco immediato dell'attività dei forni dell'inceneritore di Montale, essendo un'attività che produce con certezza agenti inquinanti e dannosi per l'uomo, pur mantenendo l'attività di raccolta porta a porta dei rifiuti, fino a che non verrà fatta chiarezza sull'aumento così significativo di tumori nel nostro territorio. Che informi il Sindaco di Montale di Quadrata, i sindaci e i cittadini dei comuni limitrofi della suddetta ricerca e salvaguardia della salute della cittadinanza. Che si adoperi affinché l'area dove sono interrate le ceneri sia bonificata. Mi auguro con tutto il cuore che tutti noi cittadini facciamo qualcosa e facciamo sentire la nostra voce, perché qui se non ci facciamo sentire ci ammazzano con l'inceneritore. Grazie. Dopo l'illustrazione risponde Silvia Banci, consigliera di maggioranza, madre di due bambini. Colpisce la sicurezza di esposizione, ma anche la tranquillità di difendere tesi che un domani, forse troppo tardi, decideranno il futuro dei suoi figli. Del consigliere Bartoli, invito i consiglieri a iniziare la discussione. Interventi. Banci. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, volevo dire che io ho letto con molto interesse questa mozione e visto che voi avete citato appunto all'inizio di questa mozione la delibera 62 del febbraio del 2013, me la sono procurata e me la sono andata a leggere e a mio parere ho rilevato delle incongruenze con la vostra mozione. In quanto innanzitutto all'inizio di questa mozione si dice che non sono stati rispettati i tempi e il protocollo dell'indagine epidemiologica. In realtà per quanto riguarda i tempi, io esattamente dall'ultima pagina della delibera 62 della UGL 19-2-2013 cito testualmente: tempi, la raccolta dei dati relativi ai casi e dal caso di controllo tramite la scheda di rilevamento dati sarà completata entro il 31-12-2013, ma segue il completamento, confronto, validazione dei dati, georeferenziazione, analisi e stesura del rapporto conclusivo dovrà essere fatto entro il 31-12-2014. Quindi non si può dire che questa indagine epidemiologica non è stato rispettato ai tempi, perché c'è scritto nella delibera stessa che bisogna che questi dati vengano forniti entro il 31-12-2013 e dopo verrà fatta l'elaborazione dei dati dal DISPO, che è l'Istituto Superiore della Prevenzione Oncologica. Scusate,
Facciamo quindi, terminare la consigliera Banci. Al pubblico capisco l'interesse, però non può pureggiare intervenire. Poi ci sarà la replica ovviamente dei consiglieri che hanno presentato questa mozione. Grazie. Banci, prego. Per quanto riguarda il fatto che non sono state appunto rispettate delle date, è vero che non è stata l'unica data che non è stata rispettata, è quella del 31/12/2013. Che era quella in cui bisognava appunto raccogliere tutti i dati relativi al controllo delle schede di rilevamento. E questo appunto ritardo è stato dovuto a delle integrazioni dovute appunto dal garante della privacy, che ha dovuto fare un protocollo per poter garantire la privacy a tutte le persone che venivano appunto in queste inchieste, perché appunto queste indagini andavano tutelate. Inoltre si dice anche questa mozione che è stato stravolto completamente il protocollo di indagine, mentre le uniche appunto modifiche apportate, oltre a quelle del garante della privacy, c'è solo una variazione, questa delibera 62, che è una variazione la numero 208 del 23 aprile 2014, e l'unica variazione è stato la variazione del coordinatore delle indagini. Praticamente prima questa indagine epidemiologica era condotta dal dottor Biagini e si è fatto questa delibera quando è stato cambiato il vertice, è subentrato il dottor Gabrielli, e quindi lì c'è stato un notevole ritardo aspettando appunto tutti gli ordini della privacy dovuti anche a questi cambi di vertici, che hanno fatto ritardare questa data intermedia in cui dovevano essere raccolte tutte le schede. Però si è fornito, innanzitutto è stato fatto un grande, notevole sforzo da tutte le forze che facevano queste indagini, ma soprattutto dai medici di famiglia e dai pediatri, che erano le persone preposte appunto a ricavare tutti questi dati, e si è puntato parecchio perché loro lavorassero al meglio possibile per poter riuscire almeno a rispettare la data del 31/12/2014. Quindi poi oltre a questo si dice anche che la data giustamente di questa indagine è continuata anche dopo, ma l'abbiamo fatto per questo motivo, per i ritardi causati da queste cose. E dice anche qui che è stato questo ritardo, non ha avuto una comunicazione ufficiale, che non è stato informato alla popolazione. In realtà esiste, è stata fatta una conferenza stampa congiunta dalla provincia, dalla USL e dai rappresentanti dei sindaci, che era portata anche sulla stampa, è stata fatta esattamente il 3 ottobre 2013, e hanno ribadito in questa conferenza stampa che nonostante il ritardo la scadenza finale andava comunque cercata di arrivarci in tempi giusti, ma era il 31/12/2014. Poi andando avanti qui si dice che la raccolta appunto dei dati è stata effettuata utilizzando anche metodologie che non sono appunto previste da questa delibera. Io sono andata a leggermi la delibera e a pagina 8 della delibera 62 del febbraio del 2013 c'è scritto, cito testualmente: nel caso in cui il colloquio avvenga per via telefonica, il medico provvede ad annotare l'avvenuta acquisizione del consenso e di quando è spedito per accertarsi dell'identità dell'interlocutore e procedere alla raccolta dati. Quindi non è assolutamente vero che non è una delle metodologie previste, perché c'è scritto alla pagina 8 della delibera. Inoltre, appunto, si dice che l'individuazione dei casi poteva essere falsato appunto dal fatto alla volontà o meno di chiamare un ammalato. In realtà, leggendo la delibera, non è che si chiamava i malati per chiedergli delle loro patologie oppure qualcosa riguardo alla loro malattia, perché questi dati, il fatto dell'esenzione da ticket, che è praticamente una ricerca del dottor Petrosino che voi citate, e che è uno studio che quantifica, come avete detto voi, i malati di tumore secondo il numero delle esenzioni del ticket.
Questo giustamente, signor Dati, già il consesso dell'ONUSL e che sono stati presi a base dall'ONUSL per portare avanti appunto l'indagine epidemiologica, perché l'indagine epidemiologica va oltre il solo rilevamento dell'esenzione da ticket. Io sono andata a leggere come appunto quello che si chiedeva alle persone, perché praticamente i medici di base e i pediatri prendevano tutti i casi dei malati che venivano chiamati a riempire queste schede o nel proprio studio o facendoli visita, eppure sono stati anche contattati i parenti molto facilmente, il contatto telefonico si dice che poteva avvenire anche per contattare i parenti di persone decedute, perché praticamente, questo c'è scritto sulla delibera, venivano prese in considerazione anche le persone che erano decedute per cercare di fare un'indagine epidemiologica più approfondita, e quindi si poteva parlare per telefono anche con i parenti, non per la patologia, perché comunque, a parte il fatto della privacy, perché volendo non è detto che un'indagine uno debba per forza partecipare, anche se nel senso si è riscontrato molto entusiasmo da parte delle persone a cui è stata proposta questa indagine, perché non c'è stato praticamente una partecipazione solo nei comuni di Agliana e di Montale, che sono praticamente i comuni più interessati all'inceneritore, anche nei comuni di Quadrata e Serravalle, in cui è stata fatta l'indagine epidemiologica appunto per fare un paragone, essendo comuni un po' più lontani, per vedere se il numero di persone malate era tutti oppure nei comuni un po' più lontani. Dicevo che oltre quando veniva chiamato le persone, le patologie si conoscevano già, perché questi dati erano già in possesso della ONUSL. E quindi che cosa veniva chiesto a queste persone? Oltre ai dati che sapevano, chi veniva chiesto? La familiarità per tumori, l'attività lavorativa, le abitudini alimentari, gli stili di vita, l'ubicazione delle abitazioni e l'anzianità di residenza nel comune. Perché noi dobbiamo anche capire che l'indagine del dottor Petrosino, a mio avviso, è un'indagine degna di nota, molto importante, è un dottore che ha fatto un lavoro eccelso, però noi non possiamo dire, come voi scrivete qui, che questa indagine, cito testualmente, i dati relativi all'esenzione possono essere considerati come un indicatore epidemiologico di sintesi, voi dite. Un indicatore epidemiologico di sintesi è l'unico dato. Invece, secondo me, questo importante studio fatto dal dottor Petrosino può essere un indice statistico che insieme ad altri dati può essere studiato, perché noi non possiamo prendere solamente l'esenzione da ticket tumorale. Vi faccio un esempio. Ad Agliana negli ultimi 10 anni sono aumentati circa di 3.000 abitanti. Se io prendo attualmente l'esenzione dei ticket per malattie tumorali, io prendo tutti quelli di tutti gli abitanti italiani. Se ci sono persone che hanno questa esenzione, ma che abitano qui nel comune da un anno, perché avevano patologie già da tempo, non è che possiamo ricondurle alle problematiche del nostro territorio. E quindi questo è un ottimo studio per verificare le malattie tumorali. Però non è che può essere correlato direttamente all'ambiente, perché bisogna fare degli studi più approfonditi. E poi volevo finire che appunto si è detto che questi sono solo un indice statistico da confrontare e integrare con tutti gli altri dati raccolti. E questo lo cita anche il responsabile del registro tumori della Toscana, Emanuele Crocetti, in un articolo della Nazione del 11 novembre del 2014, in quanto lui precisa che questa fonte è sì importante, lo studio che ha fatto il dottor Petrosino, ma non è sufficiente, mentre è indispensabile l'utilizzo di più fonti informative, appunto per avere un'indagine completa che non sia solamente relativo ai ticket. E poi volevo dire inoltre che sempre nella vostra mozione il dottor Petrosino stesso, come voi avete letto, perlomeno io la leggo in questo senso, dice che i dati che appunto
fatto, preso dalle varie commissioni, sono le norme data base, però in realtà quanto si è illustrato è solo una piccolissima parte della possibilità del progetto totale, lo dice lui stesso, perché lui è un dottore e sa benissimo che non è che si può vedere l'incidenza dei tumori solo prendendo l'esenzione del ticket, cioè bisogna fare uno studio molto più serio e sapere lo stile di vita delle persone, dove hanno lavorato, cosa mangiavano, le abitudini alimentari, se hanno familiari cani, questo, nelle varie patologie. Io poi volevo dire che a me è sembrato, mi è dispiaciuto, perché sembra che questa mozione voglia un pochino, come dire, abbassare l'importanza dell'indagine epidemiologica. Io capisco che i tempi sono stati lunghi per avere i risultati, però effettivamente la delibera dava il termine di questa indagine al 31 dicembre 2014, non è? C'era già scritto all'inizio, non è che è stata data dopo posticipata. Quindi il fatto poi che sia stata fatta l'indagine epidemiologica, io penso che significhi che le precedenti amministrazioni che si sono impegnate per fare un'indagine seria abbiano ben presente che il numero dei tumori è aumentato, nessuno questo lo nega. Io penso che chiunque che è qui dentro è preoccupato. Io ho due bambini piccoli, noi abitiamo Gevagliana, e quindi penso che tutti siamo preoccupati per la salute di tutti i nostri parenti, no. Però penso anche che... Avanci a concludere e invito soprattutto il pubblico a fare silenzio perché si ascolta tutti meglio, no? L'esposizione e poi le repliche dei consiglieri che hanno presentato la mozione. Quindi siete numerosi, siete interessati, vi esorto nell'interesse di capire e approfondire gli argomenti di stare in silenzio. Grazie. Concluda consigliere Avanci. Sì, grazie. Concludo dicendo che secondo me a questo punto, visto la profondità di come è stata svolta questa indagine epidemiologica e che finisce ormai questo mese, dopodiché un paio di mesi verrà fatta l'elaborazione dall'ISPO, che è l'Istituto Superiore di Prevenzione Oncologica, anche per dare una sicurezza a tutti, infatti è stato chiamato un ente preposto da terzo, cioè un ente preposto che sia un terzo, e che quindi aspettiamo con ansia di sapere i risultati per decidere poi come agire. Non si può agire senza sapere i risultati precisi di un'indagine, ormai manca poco, aspettiamo, dopodiché prenderemo le dovute precauzioni. Grazie, scusate se mi sono dilungata.